Ce l'hai fatta? Non grazie a Wade. È uno stronzo figlio di puttana, lo è sempre stato. E testardo anche. Se mi avesse ascoltato, le cose non sarebbero precipitate così. Ma è finita ora. Mi dispiace per prima, ho fatto un casino con l'isolamento. Lascia stare, mi hai fatto uscire alla fine. Ci vediamo al dipartimento. Mi piacciono i save, mi piacciono, mi piacciono. Una bella mappa. Che mappa gigante è sto posto. Portello bloccato. È l'unico portello di qua. Secondo me parte una sparatoia. Eccoli. Eccoli che girano armati. Bam, bam, bam. Non è che prova a parlare, a dire qualcosa. Questo qua spara a vista, spara. Spara, spara. Sto coso cosa fa? Ovviamente finito il combattimento contro l'aliena, viene fuori il combattimento con gli umani, giustamente adesso. Giustamente, no? Perché adesso dobbiamo avere a che fare con l'intelligenza artificiale brutta degli umani. Sono strani da quando sono arrivata qui. No, stavolta è diverso. Hanno lasciato le proprie postazioni. Ne ho appena visti alcuni in una repubblica, non è normale. Ottimo. Fa attenzione. Grazie. Sì, adesso è la rivolta degli androidi, eh. C'è un androide che mi sbucherà sotto. Quindi siamo costretti ad andare di qua. Cazzo, non lo so.
Sto cercando di contattare Samuels. Forse lui sa che diavolo sta facendo Apollo. Ma che è un mattone? Carta pesta sto coso, ma che texture ha? Stanno steccando tutti, mi piace. E poi anche Jeff è spaventato, paura. Oh, ma siete matti voi due? Ah, vi ho fregato. Moriranno prima o poi quelle fiamme, vero? Usare su 12 proiettili 10 per abbatterli. Sto fiamma fa un cavolo, sto fiamma lancia fiamme contro sti cosi. Il vantaggio della parte di sopra. Ecco, ecco, levatemi, sono io che comando adesso. Cos'è sto computerino qua? Cioè 10 munizioni per tirare giù androidi in fiamme. Oh, porca, mi spaventate bestie. Parte della famiglia Sexton.
Sono finito. Sixon, insieme per il domani. Waits, per l'amor del cielo, Apollo ha lasciato gli androidi a briglia sciolta, stanno attaccando. Non capisco che sta succedendo. Non stanno solo reagendo alle intrusioni. È come se stessero cacciando. Chi? Tutti e nessuno. Che vuoi dire? Occhi aperti. Occhi aperti. Stanno cacciando l'era delle macchine ribelli. Qui su Alien Isolation. Ovviamente sto idiota non ce l'aveva munizione, no? Teoricamente si dovrebbero fare un po' di male. Teoricamente. Per gli androidi il tonfa allora. Cercarla è uno spreco del prezioso tempo della compagnia. Fortuna ora c'è. Ma sul serio? Questo giro per un beige. Questo giro per un beige. Ciccio! Oh, oh, calmo! Non è permesso in questa struttura. Calmo, eh? Non si apre. Questo allarme non è autorizzato. Smetta di intervenire. Oh, comandi! Questa è una violazione della sicurezza. Android è quello. Non sarà tollerato. Ti lascio in fiamme. Waits, ci sono delle porte di sicurezza lungo la strada. Puoi aprirle? Waits! Bastardi, bastardi assassini, lasciateli in pace, state giù! Bastardi! Devo farmi tutto il giro. Devo rifarmi tutto il giro di nuovo. Che caspita, è steccato di là. Io e lei dovremo parlare un po' delle regole di sicurezza.
Jackpot! Sto provando tutte le porte. Eccola. Ecco la porta che si apriva, mannaggia. Eccola le porte che si aprivano. Girare per più di 5 minuti, anche dai 5-10 minuti per trovare che tutte queste porte sono uguali. Ah, due stick, eh? Due stick. In realtà non c'è neanche bisogno di ucciderlo. Troviamo qualcosa qua. Una bellissima munizione per revolver, una. Questo livello è tutto un walking simulator, eh. Questo livello è tutto così. Magari trovo qualcosa di importante, magari, se è importante. Sono accampata qui fuori nel centro commerciale da 24 ore, credo. La gente qui ha paura, ma tutti credono ancora che l'ufficiale Waits sia in grado di uccidere quella bestia. Hanno dimenticato gli altri pericoli, hanno dimenticato loro stessi. Ora tutti sono contro tutti, per il cibo, per l'acqua. Non posso restare qui. Eccolo qui. Fa un po' male, eh? Vediamo cosa c'è. Colla, colla. Colla su colla. C'ho super scorta, guarda. Perché non posso assemblarlo? Non so perché. Sarò pieno, sarò.
Dammi qua. No. Dammi qua. Vieni qua. Oh. Dammi qua. È ancora buona. Dai, vieni. Vieni qua. Oh. Ma dammi, devo mangiare io. Mangio io. Sono Lingard. Ho appena esaminato una paziente con... Beh, non ho mai visto niente del genere. È una specie di parassita di tipo sconosciuto. Ho controllato velocemente il nome che mi hanno fornito e non risulta registrato a Sevastopol. Credo sia salita a bordo di recente. Ne sai qualcosa? Non so cosa stiano facendo Sinclair e i suoi uomini, ma questo doveva essere rilevato durante la quarantena. Chissà che altro avranno fatto entrare. La paziente mi sta aspettando con il suo capitano nel mio studio. Vieni qui subito. Dovremmo parlare di quello che è successo a San Cristobal. Ok, era un lavoro sporco e capisco che tu abbia voluto farlo nel modo più rapido e silenzioso possibile. Ma voglio solo assicurarmi che tu non abbia preso decisioni affrettate. Ok, ha steccato tutti qua. Se giochiamo d'astuzia, potremmo sistemarci a vita. Ho le conoscenze giuste, Waits. Posso occuparmene. Stai invecchiando, Waits. Non puoi fare questo lavoro per sempre. Che farai quando Sevastopol sarà chiusa? Hai il mio numero. Ransom, passo e chiudo. Hanno steccato un po' tutti qua. Giusto un po'. Fuggito pure il criminale. Ripley, sono tutti morti. Gli androidi li hanno massacrati. Perché? Ma che... Non lo so, ma credo che Samuels lo sappia. Samuels? Perché? Waits l'ha mandato da Apollo. Devo trovarlo. Hai visto Taylor o Marlo? No, no. Non sono qui. Ok. Riccardo? Riccardo, se vado a cercare Samuels, puoi restare qui. Mi servono occhi e orecchie. Non ci resto qui, cazzo. Riccardo, ho bisogno che tu lo faccia. Puoi presidiare la stazione e coprirmi? Riccardo! Sì, certo. Sicuro. Resta qui. Chiudi i portelli e non far entrare nessuno. Guidami. Tornerò a prenderti. Sì, certo. Tornerò a prenderti. Trovo bestie che mi steccano a vista. No, mi fa tagliare dritto, no? Porta la voce. Cioè, veramente. Dobbiamo ricorrere in mezzo agli androidi. Sai cosa faccio? Faccio così. Prendi questo. Mi metto a... Cioè, adesso la strada.
tutti sono tornati, eh. Almeno non mi fanno fare tutto il giro. Ma sì, sono solo un branco di androidi. Ehi, questa non è la soluzione. Mi segua, prego. Brutta bestia. Era attento, eh. No, amico, solo volevo fare un test dei tuoi riflessi. E porca vacca, ne ha di riflessi sto tizio. Di peggio ne ho affrontato. Cosa vuoi, uno stupido sintetico che mi segue così? C'è nient'altro? No, non c'è nient'altro da prendere qua. Non è permesso in questa struttura. Calma, con calma. Mi sa che mi ha un po' perso. No, no, con calma, aspetta che mi ha perso. Mica si chiude col tizio dentro. Me la porto via. Me la porto via il tizio. Tre quarti di gioco saremo. Tre quarti di gioco.